state? Bene. Grazie. Un trionfo. Bene. Benino. Benissimo. Come vi chiamate? Super Flamba. Come mai questo nome? Fate voi. Super Flamba, come mai questo nome? È difficile. Super Flamba. Flamba è un modo di dire piemontese per dire casino. Casino in tutti i sensi, sia casino, facciamo casino, sia casino dove ci stanno le signorine e si approfondiscono certi discorsi legati al sesso. E noi ci sentivamo molto super e molto flamba e quindi abbiamo adottato questo nome. Come vi siete formati? E allora, sulle riviste, no. Sulle riviste, sul postal market. No, sono formati loro tre, voi tre siete formati. Allora, sì, la formazione, questa formazione è recente perché si è aggiunto Max da poco, da pochi giorni, da pochi secondi. L'abbiamo conosciuto qua fuori. poche settimane. In realtà suoniamo da tanto tempo insieme, io e Francesco da una vita, da quando eravamo adolescenti, da quando c'era il grunge degli anni 90, poi si è aggiunto anche Roberto in una formazione successiva e infine Max che ha dato il tocco di classe al nostro gruppo. Sono in prova però, come le panda. In realtà siamo in prova noi, lui ci deve giudicare. Che strumenti suonate? L'arpa. Stasera? Stasera suono. Chitarra? Tu? Io chitarra. Io il basso? Chitarra? Batteria. Voce? Eccomi. Bocca. Bocca è come regia. Quali sono i vostri riferimenti musicali? Inizia lui. Veramente tanti, ma molti. Diciamo che si pesca da un po' ovunque. Ma diciamo che dall'hard rock alla musica degli anni 90 sicuramente ci ha formato, poi in realtà ascoltiamo di tutto e suoniamo male tutto. Fate pezzi vostri? Assolutamente sì, assolutamente in italiano, tutti partoriti dalla mente malata no. Di Alberto... Chiamo il mio avvocato e ti faccio causa. No, ma la gran parte sono suoi. E come avviene il processo creativo per arrivare ad una canzone completa? Ma noi siamo tutti ricoverati al Cottolengo e quindi facciamo delle sessioni dove diciamo dobbiamo esteriorizzare le nostre difficoltà a socializzare. In queste sessioni buttiamo giù dei pezzi e vengono fuori dei testi molto malati e delle musiche ancora di più. Il problema è ricordarseli, ma per me sì. Che sono appena arrivato. Pasticcio. Testo delle canzoni? Assolutamente sì. È uno dei motivi per cui facciamo i pezzi in italiano. E di cosa trattano le vostre canzoni? Ecco bene. Ecco, al diciamo di cosa trattano. Ecco, questo lo scopriremo anche noi oggi. Trattano di tutto, specialmente di omicidi, traffico, donne. Mia moglie dice che la maggior parte delle canzoni che scrivo parlano di traffico, effettivamente di macchine e di quello che mi passa per la testa mentre vado in macchina. Invece Francesco parla soprattutto di donne. Avete già registrato un disco? Tre dischi. Tutti senza di me, però erano bellissimi. In fase di registrazione vi fate dare una mano anche da arrangiatori, produttori, fate tutto quanto voi? No, solo da Master Birrai e Frasi, esatto. Trappisti. Birra soprattutto. Dove avete registrato i dischi? Ma due a Torino e uno a Milano, in una struttura professionale dalla quale siamo stati cacciati, però abbiamo finito prima di farci andare via.
Il mastering, dove l'avete fatto sempre loro? L'ultimo, sì, sì, tutto sì. Loro. Cosa vi spinge a fare musica? Quasi finita però. È una cosa più bella che puoi fare. Sottoscrivo, la cosa più bella che puoi fare. Gli altri non saranno d'accordo. Quelli che l'ascoltano. Ce ne freghiamo. Palco, vi piace o vi terrorizza? No, ci piace, dai. Ci piace, ci vivremo su un palco. Se fai questa cosa la fai per suonare dal vivo, sennò... Esatto. Vi piace più il momento intimo della serata nuova oppure sul palco? Sono belli entrambi, però sul palco è proprio il divertimento allo stato puro, dai. Qual è il posto più bello in cui avete suonato? Perché credo che ognuno abbia il suo. Io dico Spazio 211. Io dico Hiroshima. Io forse il bunker. Che cosa non deve mai mancare durante un vostro live? La memoria. Te lo sta dicendo lui. La memoria sicuramente. La birra. Anche un po' di memoria non farebbe male. Avete un rito scaramantico prima di salire sul palco? Questo. Lo sta dicendo sempre no, lui. No, scaramantico. No, no, noi non siamo scaramantici. Porta sfortuna. Di essere calmo anche se mi ucciderai. Per alcune persone è importante anche dal punto di vista visuale, lo è anche per voi? Infatti siamo sempre legati, no? Ci veniamo molto, spesso sogniamo in giacca e cravatta. Non stasera. Ma... cambiamo, io ho portato l'abito. Ah, hai portato l'abito, ok. Io anche mi vesto da sposa spesso. Il lockdown vi ha lasciato il tempo per sviluppare maggiormente il vostro progetto oppure non siete riusciti a creare niente? Da una parte, dal punto di vista compositivo, sicuramente abbiamo avuto più tempo. Troppo, perché poi siamo arrivati in sala con 30 canzoni e non ne sappiamo fare una, però insomma, era meglio non averlo, ecco. Social, li usate, non li usate? Li osiamo. Li stiamo ravvivando. È lui il nostro social media manager? Sì, sono colui che dovrebbe. Dove possiamo trovarvi? Agli angoli delle strade. Pronto soccorso. Su Facebook, su Instagram. Su YouTube. YouTube no. Come no? C'è Spotify. No, YouTube anche. C'è anche YouTube. Sì, due video, abbiamo YouTube. Diversi video su YouTube. YouTube. No, un album su YouTube. Spotify. Abbiamo. Sì, sì. Spotify. All'Eurovision. Sì. E con Iggy Pop. Tutti i suoi concerti. E come vi troviamo? Ci trovate ubriachi? Super Flamma. No, in che condizioni? Avete già fatto dei video musicali? Sì. Due? Sì. Uno durante il lockdown, fatto da lui in macchina, e poi no, anche a... Due durante il lockdown. Al quale hanno partecipato tutti i nostri amici che hanno ballato una nostra canzone, e uno che abbiamo percorso in macchina le strade deserte della città durante il lockdown. Avete un'etichetta che vi dà una mano? Ma eravamo in trattativa, poi con il lockdown si è fermato tutto. Riprenderemo i discorsi a breve, speriamo. Avete dei progetti futuri? Suonare stasera e tornare a casa. Massimo orizzonte. No, ricominciare a girare, sì, ricominciare a suonare senza dubbio. Dischi? Anche stiamo lavorando su materiale nuovo.
Stiamo scremando il materiale nuovo che ci straborda tutti i pori. Tre artisti musicali a testa di tutte le ere che bisogna assolutamente conoscere. Musicali? I Pixies, Miles Davis e Buckner. Nirvana, Francesco Bianconi e Fabrizio De André. I Led Zeppelin, Robert Johnson e i Beatles. Audrey Tentacle, Pink Floyd, Rino Gaetano. Omogenei come musica. Molte grazie. Grazie. Prego. A te. Ciao. Allora, ciao. Ciao. Banale, riposati se vuoi.